Buongiorno. Oggi si va a fare un bel pranzetto. Alcuni di voi sotto i video mi hanno chiesto di portare qualche video, qualche contenuto che riguardasse il cibo intorno alla mia zona, ovvero quella di Grosseto. Ho intenzione di fare un Grosseto food tour, non è questo il video, però oggi... Dove si va oggi? Oggi andiamo a Siro. Osteria da Siro, tanta roba. Livello di Giorgione? Secondo me è superiore a Giorgione. Sì, perché non è solo il cibo, ma è anche l'ambiente che farà la differenza. Affermazione potente. Zona Pari, circa 40 minuti a Grosseto, è un paesello di circa 100 case, si possono veramente contare a occhio nudo su Google. Io non ci sono mai stato, i miei genitori sì, e quando mi hanno raccontato la loro esperienza in questo ristorante ne sono rimasto veramente affascinato e super incuriosito. Vero Lilly? Ti si viene a prendere dopo Lilly, ok? Tu mangia, eh? Oh Lilly, sei sempre la solita. Nous sommes arrivés à Paris. Carina. Come di consueto, prima di andare a mangiare in un ristorantino tipico in qualche paesello in giro per l'Italia, visitina per il paese che lo ospita. Sono sempre spettacolari questi conglomerati di casette, tutti con queste casettine in pietra. Quelle dove non si vede il paramento in pietra. Non essere tecnica. Erano intonacate la maggior parte nel Medioevo, anzi anche con colori vivaci. No, non è vero, queste come case sono in pietra. 18, come no. Le affreschi di Giotto. Non è vero, io... C'è pace. Chiesettina. C'è lo stesso odore che c'era nella gabbia del mio criceto, che adesso è morto, però era quell'odore lì. Verso il paradiso. Qui a Pari comunque ci sono 177 abitanti. Sempre bellissimo. Non si sente volare una mosca. Check del panorama. Niente male. Meh, che spettacolo questo mini orticello. Bellissimo. Tieni, bisogna fare la pubblicità a Kaizen. Il 22 gennaio escono le felpe di Kaizen. Alle 12 in punto sul loro sito. Codice sconto Frazzini, anzi no. Ma no! Codice sconto Frazzini. Compratele. Questo è il ristorante. Trattoria Il Cacciatore, da Siro. Ci sono anche le camere. Cioè, è come entrare all'interno di una casa. Ma come? Stiamo entrando all'interno di una casa. No, non devi chiudere. Non devo chiudere? No, aperto. È semplicemente un ristorante, una trattoria dentro la, cioè come se una casa adattata al ristorante. È fantastico perché si percepisce proprio la stessa pace, tranquillità del paese, come se fosse un paese all'interno di un ristorante. E questo qui è uno di quei ristoranti belli, proprio tradizionali, dove c'è il menù fisso, quindi non ti devi preoccupare neanche di scegliere, mangi quello che c'è. Ascolta, si voleva tre primi e tre secondi, porti in piattino, c'è un po' di roba, antipasto. Il menù oggi offre veramente un botto di roba e ovviamente noi abbiamo preso tutto, siamo in tre, sì che un piatto diverso a testa. E che fai? Non lo provi il bagno? Bellissimo. Che spettacolo. È come essere in una casa, c'è anche la mini vasca a bagno, ma è bellissimo. Il miglior bagno di un ristorante è quello che sia mai stato. Sembra di essere a casa, cena, pranzo da un amico. Senti che profumino. Ah, arrivati gli antipasti. Rostini di fegatini e salumetti. Super easy. Li apprezziamo. Questo è proprio fatto in casa, bello. Fegatoso. Ha lo stesso sapore della coratella. Cioè, altro che fegatini che sono al supermercato. Senti il grassetto, che lavorettino che ti fa in bocca. Questa è proprio la casa del proprietario. Purtroppo avendo una certa età, non sentendosi molto bene di salute, adesso è nell'altra camera a letto che si riposa.
però cioè, sta qui, è bellissimo. Grazie. Qui abbiamo un bel tortello al ragù, lo vedo anche bello gonfietto. Qui abbiamo tritato un po' di pepe sulla zuppa di fagioli. Sbobboso. E tagliatelle calde calde al sugo ai funghi. Easy. E poi là sul camino è apparsa una bella fiorentina che verrà cotta proprio sul fuoco. Mi si è sfasciato. Buona appetito a Titti, eh. Cioè, ricotta proprio, sente l'odore di, senti di fattoria, di capra. Non avevo mai sentito questo profumo di ricotta dentro i tortelli. La ricotta è assurda, sente proprio il sapore di latte. Con il sugo di carne. Porca vacca. Sanno di confortevole. Speciali. Fatti in casa questi, eh. Fatti in casa. Ma arriva un piatto intanto. Superiori. Più casa di così. Un'altra storia. Tagliateli col sugo ai funghi porcini. Molto delicati i funghi. Ah, proprio così, a ruota. Ricorda molto la ribollita che si mangia a Firenze con il pane, verdure varie. Vediamo un po', facciamo veloce perché voglio andare a sbirciare la fiorentina che sta cuocendo al camino adesso. Dolce. Sì, sono sapori delicati, proprio caserecci. Bada bella, bada che spettacolo. Quanta tradizione in una sola immagine. Aggressiva proprio. Allora, questo qui, confronto a Giorgione, è molto più potente sui primi piatti per adesso. Giorgione spinge più su, sugli antipasti, tutte quelle robe lì. Questo tortello è spacca. Da mare in mano posso dire che questo qui è un signor tortello. Primi carbonizzati. Grazie. Qui abbiamo un bel cinghiale in umido e poi qua una porzione di pollo fritto. Vorrei farvi notare la panatura che c'è. Urla croccantezza. E poi qua verdurine fritte. Qui oltre al pollo c'è anche la loro specialità che sarebbe il coniglio fritto. Ho preso un coscettino. Un po' di ciug. Procediamo all'assaggio di tutta questa bella robetta. Com'è? Com'è? Dico niente. Il silenzio vale più di mille parole. Cazzo, ma non mi dai il tempo, cioè. Sciacallaggio. Carnina bella tenera, un carciofino fritto. Palla di fuoco. Dov'è il pollo? Qualcuno ha visto il pollo che era qui? E ora è il turno del cinghialetto. Il coniglio no. Porca vacca, il cinghiale è buono. Si sfilaccia tutto in bocca. Dammi un tozzo di pane. Porca vacca. Questa è la felicità, è un tozzo di pane. Tutto bello sugoso. È una bontà. Sì. Mi manca questo. Senti Codorino. Questo cinghiale è spettacolare, cioè guardate qui come si sfilaccia tutto. Assurdo. Si scarpetta in maniera anche molto aggressiva. Là. E a me di norma non piace neanche il cinghiale. Mai mangiato una cosa del genere. Cioè delle pepite di pollo. Pollo 48 carati. No, perché queste palline di no. Sentite come scrocchiella. Grazie. Trovatemi un ristorante che vi porta ceste di frutta a fine pasto. Tiè. Cioè io ora mi alzo al tavolo e d'istinto proprio vado in cameretta e mi stendo sul letto. Un istinto involontario. Maschio o femmina? Maschio. Oh, femmina. Femminella. E ovviamente si conclude in dolcezza con un dolcettino all'arancia, carota e poi una meringa appena sfornata. Porcata. Dolce all'arancia. Adesso la cosa bella è che il ristorante è chiuso e sempre qui nella stessa sala i proprietari apparecchiano e mangiano. Sì, sì, chi ti vuole di mamma ti inganna. E poi ci mancava lei lì, qui al camino, mi mancava lei, si rimetta. Con questa perla di Siro in persona che si stava accingendo al pranzo si conclude questa esperienza. Se capitate da queste parti, se fate visita alle terme di Saturnia, Petriolo,
cenettino a pranzo qui d'obbligo. Trattoria Il Cacciatore a Pari. Conto finale 102, quindi circa 33 euro a persona. Abbiamo mangiato veramente tanto, tanti pasti, primi, secondi, tutto buonissimo. E adesso bisogna camminare, bisogna smaltire. Perciò qui da Pari è tutto. Spero veramente di avervi fatto scoprire un ristorantino molto interessante dove venire a mangiare nella mia zona, che mi avete chiesto in tanti. E noi come al solito ci vediamo prossimamente in un nuovo bellissimo video. Arrivederci.